Qualche collega? No. Minchia, fighi i suoi capelli, ce li anch'io così. Attenzione. No, ma non passeremo mai più di qua. No, in selfie, tranquillo, in selfie. Hai visto già che eravamo entrati nel suo menino? E fa l'incazzato, ci voleva derubare. Ma pensa a te, oh, e si incazza pure, e mi guarda ancora. Cioè, minchia, mi vuoi derubare e ancora mi guarda. Cioè, ma pazzesco, stiamo qui perché quelli sono dei ladri, eh. Cioè, ma pazzesco. No, però minchia, mi vuoi derubare e ti incazzi, ti sgamo e ti incazzi, minchia, ma devi ringraziare. Minchia, è impressionante, oh. Cioè, raga, no, non è che non si dice così, però mi voleva derubare e ti incazzi pure. Ah, scusa, ciao. E si è incazzato perché l'ho sgamato. Minchia, era dietro. E si incazza, cioè, minchia, c'è il ladro che si incazza. Te l'ho detto. Oh, scusami. Te l'ho detto. Cosa avevo detto? Te l'avevo detto, hai visto un attimo. Appena mi ha sgamato, mi ha preso dall'altra parte. Minchia, ma queste cose mi fanno incazzare, però. Sembra che il cazzo mi ha sgamato. No, ma tranquillo. Visto che ami i piedi, tu sai perché alcuni si formativano. Certo, è la pelle morta, va grattata con la pietra pomice. Con la pietra pomice io le grattavo con i denti, quelle cose lì. Cioè, ma minchia, ma ti rendi conto? Eravamo entrati nel loro mirino. Ma io lo guardo. No, ma sono dall'altra parte che ci guarda. Aspetta, uno di loro sta arrivando. Quello che abbiamo sgamato sta arrivando. Sì, ma guarda che minchia assurdo, eh. Cioè, sgami il ladro e si incazza, non l'ho mai visto. Cioè, ti ho sgamato e basta, no? Cioè, vedi, vorrei essere lui solo per difendere. No, perché ho sgamato un ladro, minchia, voleva rubarci, si è incazzato perché l'ho sgamato. Ma no, non lo farei mai, però minchia, l'ho beccato e lui si è incazzato. Perché magari recuperei un po' più di morte. Sei un figaccione, ciao. No, non scappo, però. Ho seriamente paura. Non lo so, cioè, ma mi sto cagando. Ah, sono qui, aspetta, no. Ci sono due ladri che ci volevano derubare, ci mettiamo qua. Questi due ci volevano derubare, li ho beccati e sono incazzati. E sono qui. Cioè, raga, è assurdo. E sono qui, sono venuti qua, ci hanno seguito. Cioè, noi li abbiamo sgamati e loro ci hanno seguito. Cioè, io sgamo il ladro e devo. Ma che non se ne vanno? No, volevano derubarci, però sono qua dietro, non ci mollano. Adesso chiamo la polizia. Io, cioè, ho un atteggiamento troppo aggressivo, mica mi spero. Scusate, perché no, io camminavo, quando mi sono girato si stava per mettere qua in mezzo. E quando li ho beccati l'ho attraversato dalla parte opposta e ha fatto l'arrabbiata con me. Scusate, però mica, cioè, è assurdo. Scusate, grazie. Cioè, raga, impressionante, sono venuto, hai visto? Adesso ce ne dobbiamo andare. No, mi fanno paura. Te l'ho detto. No, adesso sono incazzati perché non ci hanno derubato e lo vogliono fare. Comunque, vieni qua. Cosa ti avevo detto, una zona di merda? Adesso lo raccontiamo ad Alessia. No, intendo che i ladri, intendo i ladri. Adesso lo chiamo ad Alessia, ma no, qua non c'è niente. A lei le ha rubato l'iPhone. Cioè, ma tu ti rendi conto? E adesso ho sentito cosa hanno detto in italiano, però faccio finta di niente. È lì, e o da questo lato o da quell'altro lì. Controlliamo questo versante, perché i due tipi sono lì e ci guardano. Guarda, li vedi? Sono là. Li vedi? Sono lì. No, è aggressivo. Ma raga, mi dispiace, questa zona è bellissima, ma è rovinata dai ladri. Peccato. Cioè, questa zona, raga, è favolosa, però ci sono troppi ladri. Non c'è niente da fare. E sono lì, eh? Sì, ma non va bene, però. Vabbè, salutiamo social e ce ne andiamo già via, perché è pericolosissimo. No, perché sono incazzati perché non ci hanno derubato. Lo vogliono fare adesso. Adesso creano la colluttazione fatta apposta, così prendono e scappano. Ma raga, è impressionante. È Don Vito che mi sta pedinando, guarda. Don Vito ti sta pedinando. Basta, Don Vito! No, Nano, ti sbagli, mi dissocio. Però non si fa così. Se io becco che tu mi stai rubando, lasciami stare poi, non mi seguire.
Cioè, ci hanno seguito, minchia, cioè. Ah, se vedi un ratto con un bastone in mano è social. Andiamo, proviamo dall'altra parte. Ma tanto attenta, tanto attenta. No, praticamente. No, non so se avete sentito cosa ho detto. Questa zona è bellissima, però abbiamo beccato due ladri che ci hanno andato a rubare, ci hanno seguito, non è bello. Cioè. No, non hanno rubato, li ho beccato. Nel momento in cui l'ho beccato ha attraversato la sponda dall'altra parte e hanno fatto gli arrabbiati. Però sono lì e ci hanno seguito, cioè, roba. Ho beccato perché questa zona è favolosa. Però rubano troppo, tante mie amiche hanno derubato un sacco di cose, cioè sono troppo aggressivi, cioè se ti becco rubare vai via, poi io non chiamo la polizia, però quindi se avete sentito che... ma no, poi no, perché poi quando torno mi fa più, io sono un influencer, gli amici mi vedono, scusate, buona serata, ciao ragazzi, adesso lo diranno gli amici. Adesso scatta il passaparola del alla videocamera in mano e la cosa si aggrava. È social. No, non sto esagerando, Nano. Ha ragione, immagino, gli tolgo il lavoro, hai ragione. Mi ha detto sono sul marciapiede opposto del Red Café, ma non lo vedo. Passiamo di qua. Ah, favolosa. Ma non lo vedo. Qua la trota si è comprata malissimo con me, sai, te lo racconto poi dopo. Allora se non è qua è dall'altra parte, ma non lo vedo, la vecchia è molto basso. No, immagino, non mi piacciono quelle cose. L'ho chiamato, Samu, l'ho chiamato. Ma tanto non ti preoccupare, se senti estrema paura buttati in un negozio, tanto adesso sono tutti aperti. Li ho persi di vista i ladri adesso. Non ho il cappello. Di solito social è dove c'è questo casino. Stai molto attento. Ecco, tipo lui mi ha collisionato. Mi ha collisionato lui. Sì, ma pesante. Ho ancora tutto. È aperto dietro. Nel collisionare a te ha toccato te. Vuole farmi il telefono. Alla mia sinistra vicino muro. Ma dov'è? Mi ha scritto le bosche, alla sinistra vicino dietro di me. È qua quindi? Ma non lo vedo, le bosche, non lo vedo. Ma non lo vedo proprio. Bello, ma io quel piede lo voglio riprendere. Però non so perché è pericoloso. Ma dove cazzo è? Non lo vedo. Ragazzi, non lo vedo. Sei perduto, ok. Vicino alla sala cinesca con scritta gialla parati. Ah, è lì. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Grande, grazie mille alle Bonski. È lì, vieni, vieni. Minchia, buonasera, madonna, mi ha visto tutte le cose che non hai idea. Volevano rapinare due ragazzi e perché li ho beccati, sono arrabbiati e ci hanno seguito. Perché volevano rapinare? No, più altro è una bella zona, ma ci sono troppi ladri, sono anche aggressivi. Li ho beccati con vicino a un, poi appena li ho beccati hanno passato dall'altra parte e ci hanno seguito fino qua. No. Non so, volevano derubarci, così dopo ce ne andiamo perché sono aggressivi. Oh, mica, tu come ti chiami su Twitch? Come dico alla mia ragazza, ti devi cagare, io sono sincero, qua sono degli altri, prima uno va a farmi il telefono qua. Ma dove? Qua, mi è passato qua, mi ha collisionato qua, va a farmi il telefono che ce l'ho qua.
tu non hai idea. Ad Alessia l'hanno fottuto qua l'iPhone. No, all'altra ragazza. No. Comunque c'è qualcuno che. No, stai attento, minchia, guarda che. Minchia, state attenti, perché questo non me lo rubano, però minchia. Cioè te lo dico come lo dico alla mia ragazza. Non è per metterti paura, ma devi aver paura. Poi hanno usato il pretesto. Oh, tu ripreso, tu ripreso, tu ripreso, io dopo vengo. Oh, ma devo dire che minaccia. Sì, io lasciando quella live che sbaglio un giorno. Ho ripreso un video e rubavo un telefono. Quindi da oggi. Che caso? Non stava giocando. Ma ero tipo così. Io non ho scusatemi se non mi sono presentato, perché io non sono mai educato. Sono Fabio. Fabio. Ciao Michela, ma va pure. Grazie a chi me l'ha scritto. Fabio, a te piace se lo prendi in culo? Sì, mi piace. Vale, perché non è un segreto. Però che merda stavo facendo una partita. Noi stiamo pochi minuti e poi andiamo via, perché dopo un certo orario questa zona voglio una volta, che poi se non hanno rubato lo fanno con la forza, magari da voi no, cioè poi spero a voi che a me fanno, ma però è giusto, cioè se vuoi dire la verità, se vuoi dire come di quel live, ma vai tranquillo, non ti preoccupare, che la mano, diciamo la persona le sono più altro probabilmente. Oh, minchia, se sei adesso sei ancora salva. Tra l'altro noi torniamo in tenda, quindi ci vediamo anche prima.